Allora, leggerò due poesie del mio ultimo libro che si chiama Cosmogonia. E questa è la prima, che si chiama Empty Cage, è dedicata a John Cage. Ci sono tante, tante cose che possono andare insieme, senza sapere quale sarà il risultato. Ogni ripetizione deve procurare un'esperienza del tutto nuova. Abitare il mondo intero, non frammenti separati dal mondo. Ciascuno di noi è il centro del mondo, senza essere un io. Il mondo non è, diventa, si muove, cambia. Non ho nessuna idea di come tutto questo avviene. Qualsiasi cosa causa ogni altra cosa. Non crediamo nella natura umana. Ci sono due modi di scendere dalla montagna. Le circostanze determinano i nostri atti. L'altro modo è scivolare giù dopo aver raggiunto la cima. Immaginiamo una strada con molta gente, un silenzio pieno di rumori. Ciascuno di noi è il centro del mondo, senza essere un io. Ciò che conta è ciò che avviene. Senza sapere quale sarà il risultato, è una maniera di aprirsi all'assenza di volontà. Non crediamo nella natura umana, nulla in tutte le cose, quindi anche in me. Ciò che conta è ciò che avviene. Il mondo reale non è un oggetto, è un processo. Qualcosa che avviene, qualcosa di inatteso, di rilevante. Ci sono due modi di scendere dalla montagna. Un modo è quello di cadere giù quando la state scalando, continuando a restare schiavi dell'azione e della logica. Il significato è l'uso. Il sentimento è in ciascuno di noi, non nelle cause esterne. L'uso assicura il non ordine, la libertà, la possibilità di vedere accadere qualsiasi cosa. Bisogna andarsene di qui, abitare il mondo intero, non frammenti separati dal mondo. Il mondo reale non è un oggetto, è un processo. Qualsiasi cosa causa ogni altra cosa. Le cose devono entrare in noi, l'istante è sempre una rinascita. Le cose vanno e vengono, ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova. È soprattutto questione di cambiamento, l'indeterminazione e il salto nella non linearità e nell'abbondanza. Ciò che avviene accade ovunque e contemporaneamente, poiché tutto già comunica, perché voler comunicare? Perché tutto possa accadere, mentre nella conversazione nulla si impone. Non solo non lo voglio, ma voglio distruggere il potere. Principi e governi sono ciò che favorisce l'oblio. Bisogna andarsene da qui. Siamo sempre più impazienti e diventeremo sempre più voraci. Ci sono tante, tante cose che possono andare insieme. Struttura e materiale possono essere legate oppure opposti. Quello che mi interessa non sono le regole, ma il fatto che le regole cambino. Il mondo non è, diventa, si muove, cambia. Le vecchie strutture del potere e del profitto stanno morendo. Un modo è quello di cadere giù quando la state scalando. Il nulla è in tutte le cose, quindi anche in me. Un silenzio pieno di rumori. Qualsiasi cosa che avviene, qualsiasi cosa di inatteso e rilevante. Incontri tra elementi eterogenei che possono restare senza alcun rapporto, ammucchiati tutti insieme e allo stesso tempo, un gioco senza scopo, un'assenza di finalità. È l'uguaglianza dei comportamenti nei confronti di tutte le cose, costruire, cioè riunire ciò che esiste allo stato disperso. Immaginiamo una strada con molta gente, è un'opera su un'opera come tutte le mie opere indeterminate. Io non ho niente da dire. Comunicare è sempre imporre qualcosa. Non solo non la voglio, ma voglio distruggere il potere. Occorre liquidare il dogma produttivistico e del profitto. Respingere l'esclusione e le alternative radicali tra opposti. Alzandosi
sforzandosi di provocare un altissimo grado di disordine, un clima molto ricco di gioia e di smarrimento. Siamo sempre più impazienti e diventeremo sempre più voraci. La tirannia e la violenza sono dalla parte della linearità, l'indeterminazione e il salto nella non linearità e nell'abbondanza. Non sopprimere le possibilità, ma moltiplicarle, è una maniera di aprirsi all'assenza di volontà. Le cose vanno e vengono, le circostanze determinano i nostri atti. Cerco di non rifiutare mai nulla, ciò che avviene accade ovunque e contemporaneamente, sforzandosi di provocare un altissimo grado di disordine. L'uso assicura in un ordine la libertà. Ciascuno è libero di provare le sue emozioni, il sentimento è in ciascuno di noi, non nelle cause esterne. Incontri tra elementi eterogenei che possono restare senza alcun rapporto. Cerco di non rifiutare mai nulla. Respingere l'esclusione, le alternative radicali tra opposti. Non sopprimere le possibilità, ma moltiplicarle. La possibilità di vedere accadere qualsiasi cosa. L'uguaglianza dei sentimenti verso ogni cosa. È un'opera su un'opera, come tutte le mie opere indeterminate. Un gioco senza scopo, un'assenza di finalità. Non ho nessuna idea di come tutto questo avviene. Io non ho niente da dire, poiché tutto comunica già, perché voglio comunicare? Il significato è l'uso. Adesso un altro testo che si intitola Istruzioni preliminari. Il nostro mondo sta scomparendo, i tramonti succedono ai tramonti, si può sentirne lo strappo silenzioso, scorrere il sangue e la vita che fugge, su fogli di carta corrosi sbiaditi, accarezzando le parole ancora visibili. Accarezzando le parole ancora visibili, supreme, famose finzioni si dissolvono su fogli di carta corrosi sbiaditi. I tramonti succedono ai tramonti, in una realtà caotica, ostile, immensa. Non sappiamo chi siamo né dove andiamo. Non sappiamo chi siamo né dove andiamo. Le vecchie certezze se ne vanno. In una realtà caotica, ostile, immensa. Supreme, famose finzioni si dissolvono. La nostra urgenza di ordine si annulla in un reticolato di possibilità infinite. In un reticolato di possibilità infinite proviamo ogni volta con parole diverse. La nostra urgenza di ordine si annulla, le vecchie certezze se ne vanno. Tutto si ramifica, si scompone, si mescola. Gli esperimenti non producono un sì o un no. Gli esperimenti non producono un sì o un no, ma un continuo flusso di probabilità. Tutto si ramifica, si scompone, si mescola. Proviamo ogni volta con parole diverse. Nessuna ricerca di risposte assolute, poiché ogni sviluppo è segnato dalla discontinuità. Poiché ogni sviluppo è segnato dalla discontinuità, rottura radicale e definitiva con l'evoluzionismo. Nessuna ricerca di risposte assolute, ma un continuo flusso di probabilità. Il punto è dove la catena può essere spezzata. La contraddizione principale muta continuamente. La contraddizione principale muta continuamente nella violenza che stravolge la quotidianità. Il punto è dove la catena può essere spezzata. Rottura radicale e definitiva con l'evoluzionismo. Teoria materialista della contingenza. Il tempo in cui l'uno si spacca in due.
il tempo in cui l'uno si spacca in due, guardando l'evento da prospettive parziali, teorema materialista della contingenza, nella violenza che stravolge la quotidianità, nella durata mutevole delle congiunture. Forze eterogenee si compongono su una linea comune. Forze eterogenee si compongono su una linea comune, secondo una relazione non predeterminata, nella durata mutevole delle congiunture, guardando l'evento da prospettive parziali, scomporre e ricomporre in equilibri alternativi, la scrittura come un flusso, non come un codice. La scrittura come un flusso, non come un codice, costruzioni associative e accumulative, scomporre e ricomporre in equilibri alternativi, secondo una relazione non predeterminata. Arricchisce il significato rendendolo plasmabile, la forma liberata dalla palude delle sintassi. La forma liberata dalle palude delle sintassi, sequenza di immagini sparate come slogan, arricchisce il significato rendendolo plasmabile, costruzioni associative e accumulative. Rendere partecipe il lettore azzerando il linguaggio, contro l'abuso, la convenzione, lo svuotamento di senso. Contro l'abuso, la convenzione, lo svuotamento di senso, non più dominanti e dominati, ma forza contro forza. Rendere partecipe il lettore azzerando il linguaggio. Sequenza di immagini sparate come slogan. L'attacco va minuziosamente preparato, secondo una prospettiva rivoluzionaria. Secondo una prospettiva rivoluzionaria, un altro mondo sta apparendo. L'attacco va minuziosamente preparato, non più dominanti e dominati, ma forza contro forza. Si può sentirne lo strappo sonoro, scorrere il sangue, la nuova vita che arriva. Grazie molto, buonasera, arrivederci, a presto. Grazie a Nanni Balestrino. Noi possiamo continuare comunque la serata, quindi.